Buongiorno a tutti, buongiorno soprattutto amici della Virtus. Ieri sono ancora a Pesaro, come vedete, perché ieri sono stato effettivamente a vedere Pesaro-Bologna. La prima volta, la mia prima partita di basket che vedo dal vivo. È stata un'emozione ovviamente molto molto forte. E tra l'altro sono biglietti che in realtà sono capitati per un caso fortuito. E mi è andata molto bene perché con tutti i posti che c'erano nella tribuna sono finito proprio a pochi metri, a 5 metri dalla curva della Virtus. Perfetto, è stato emozionante, dai, c'è niente da fare. E comunque diciamo che vedere la partita dal vivo sicuramente è diverso rispetto a vederla in TV, e anche proprio a livello di, diciamo, commento che di solito faccio, se ne può fare uno un po' diverso, perché comunque la partita sì, ovviamente l'ho vista, ovviamente mi sono fatto un'idea, però forse anche proprio per abitudine mia ancora non riesco a valutare bene una partita come la valuterei vedendola dalla TV. E però insomma è stata una partita molto combattuta, in overtime. Secondo me la squadra è abbastanza pronta anche ad affrontare le situazioni in sottorganico nel momento in cui ti giochi in campionato, che comunque Pesaro, voglio dire, è una bella squadra, non è che nulla da togliere, però fondamentalmente qui si è vista, senza nulla togliere a Pesaro, si è vista una differenza molto molto importante, cioè la differenza tra una buona squadra e una grande squadra. La grande squadra deve, è tenuta a farlo, a reagire e a tenere botta, e in questo caso anche a vincere, anche in situazioni poco favorevoli, o quando la partita non si incanala subito nei binari giusti, o quando qualcuno gioca più o meno bene, quando hai delle assenze, insomma, la grande squadra fa anche questo. Quindi sono anche molto contento da quel punto di vista. E però ecco, quello che rimane di ieri è sicuramente stata la bella emozione di aver visto di aver visto la Virtus dal vivo. Se proprio bisogna parlare anche a livello tecnico, vi posso dire che bene o male mi sono piaciuti tutti. JT è ancora un po' morbido, però il suo secondo me a un certo punto l'ha fatto, cioè si è abbastanza ripreso. Baco, mi è piaciuto persino Baco, nonostante non abbia fatto niente di straordinario. E menzione d'onore per Paiola, Paiola è non ho più parole, cioè se Paiola è veramente quell'elemento in più che farebbe comodo in ogni squadra. Lascio fuori, mi dispiace un po', ieri Wims, che non è stato sicuramente il massimo della sua forma, peccato, però comunque anche lui ha combattuto, solito spirito guerriero. Degli altri, Ljungberg, peccato per i 5 falli, non ha giocato una partita strepitosa, ma non se l'è cavata neanche male. Mannion, buono, dinamico, buono. Hackett, che ci ha spaventato, perché a un certo punto è uscito, si toccava la gamba, la coscia, insomma, ho detto, abbiamo perso anche Hackett, invece no. Daniel poi è rientrato e si è visto che è rientrato. E ragazzi, e poi ci sono i due grandi vecchi, Teodosic e Bellinelli. Il capitano ha fatto quella tripla all'ultimo, favolosa, che ha rimesso praticamente in gioco la Virtus e siamo andati all'overtime grazie a lui. E Teodosic ieri meno, poi l'ho visto in panchina come urla con Scariolo, con gli altri, è bellissimo da vedere Teodosic quando fa il cinema, meno, però alla fine una tripla l'ha fatta anche lui. Dicevo alla mia ragazza, quando segna Teodosic mi alzo in piedi, e in effetti mi ha fatto aspettare fino all'overtime. Vabbè, così è, chiaramente va bene uguale, va bene uguale.
e niente, nnull'altro da dire. Ah sì, una cosa me la sono scordata, Schengelia è troppo forte.